Siamo qui col dottor Cleante Scarduelli per parlare del centro per il trattamento dei disturbi respiratori nel sonno. Intanto le chiedo cos'è e quando si manifesta una sindrome delle apnee ostruttive del sonno. È una patologia molto frequente e molto sottodiagnosticata. Si ritiene che colpisca circa il 10% della popolazione dai 30 ai 70 anni, più gli uomini, intorno al 13-14%, che le donne, intorno al 6%. Però anche le donne, dopo la menopausa, hanno un'aumentata incidenza di questa patologia. È una patologia che crea conseguenze importanti, nel senso che altera, poi lo vedremo, la qualità del sonno, cioè disturba pesantemente la qualità del sonno, per cui di giorno queste persone tendono a svegliarsi già stanche, tendono ad essere più stanche durante tutta la giornata, ad avere anche sonnolenza, addirittura colpi di sonno. È descritta scientificamente un aumentato rischio di sviluppare, di andare incontro a incidenti stradali o sul lavoro a causa di colpi di sonno in questa patologia. Questo è stato visto in modo netto. Chi ha questa patologia ha un rischio almeno di 3 volte superiore ad andare incontro a un incidente stradale da colpo di sonno. E inoltre è una patologia che ha ripercussioni negative, in particolare su tutto l'organismo, ma in particolare sull'apparato cardiovascolare, dove aumenta il rischio di sviluppare ipertensione, di sviluppare scompenso cardiaco, di sviluppare aritmie cardiache, in particolare la fibrillazione atriale, e addirittura anche aumenta il rischio in certe condizioni di avere un evento di morte improvvisa, cardiaca improvvisa. Quindi è una patologia molto frequente con ripercussioni importanti sia a livello individuale che sociale. Quali sono i sintomi? La sigla è OSAS, corretto? Sì. OSAS sta per Obstructive Sleep Apnea Syndrome, cioè in italiano sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno. È praticamente stata scoperta nel 1971 e un certo Guillaume Minot, ed è stata trovata la terapia efficace, che è un acronimo che è questo, che si chiama CPAP, poi vedremo in che cosa consiste, 11 anni dopo, nel 1981. È una patologia che si manifesta con... le possibili manifestazioni sono tante, ma sonno agitato, nitturia, cioè le persone che hanno questa patologia più spesso si alzano di notte a fare la pipì, svegliarsi al mattino con l'impressione di non aver dormito bene, cioè di aver avuto un sonno non ristoratore, quindi ancora stanchi, di giorno avvertire stanchezza, sonnolenza, colpi di sonno anche alla guida o quasi colpi di sonno, per cui uno riesce ad evitare l'incidente appena appena, e questi sono i sintomi principali. Diciamo che il 70% dei nostri pazienti sono obesi, sono russatori, un sintomo che rileva di solito il vicino, il coniuge o comunque il compagno di letto è il russamento, che può essere spesso accompagnato anche dal rilievo di apnea durante il sonno, cioè russamento che si interrompe con l'apnea, a un certo punto il paziente riprende a respirare, questo è un sintomo di apnea. Quando ci sono queste caratteristiche, e in particolare se il paziente ha già delle patologie cardiovascolari, che noi sappiamo essere spesso associate a questa patologia, o addirittura al diabete mellito, questi sono già indici di un alto rischio di malattia, per cui a questo punto, in questi pazienti che possono giungerci o dal medico di famiglia, o da un altro specialista, otorino, neurologo, cardiologo, o addirittura anche oculista ultimamente, se hanno queste caratteristiche noi li mettiamo in lista per eseguire il monitoraggio cardiorespiratorio o polisonogramma, che noi eseguiamo tutti i giorni qui presso questo centro. È un esame ambulatoriale tipo un holter cardiaco, che consiste nell'applicazione di un apparecchio che rileva diversi parametri che l'infermiere o il tecnico fa vedere al paziente e al suo familiare come si applica. Il paziente se lo applica poi alla sera prima di andare a letto e lo tiene tutta la notte, cercando possibilmente di riposare, di dormire quella notte, e il giorno dopo lo riporta per essere letto. Sono io che leggo gli esami e dopo un 7-10 giorni dall'esame
prevediamo un incontro, una visita, nell'ambito della quale spiego al paziente come è andato l'esame e cosa è eventualmente necessario fare, cioè quali opzioni terapeutiche abbiamo a disposizione per curare questo problema. Adesso lei, dottore, ci mostra uno di questi tracciati, diciamo, ecco, cosa vediamo qui? Come nostra abitudine facciamo vedere i pazienti in particolare che hanno forme significative, facciamo vedere i tracciati, come in questo caso in cui questo praticamente, questo traccia rileva il flusso respiratorio, qui il paziente respira, poi a un certo punto il flusso si appiattisce, cioè un'apnea, mentre torace e addome si muovono e si muovono in cosiddetta contrapposizione di fase. È una caratteristica delle apnee ostruttive. In questo caso l'apnea dura 1 minuto e 2 secondi e contemporaneamente la saturazione passa dal 92% al 60%. E poco dopo lo stesso paziente sviluppa un'apnea di 1 minuto e mezzo, cioè 92 secondi, e addirittura la saturazione passa dal 92 al 49%. Quindi il paziente in questo modo ha modo di vedere proprio da un punto di vista pratico cosa avviene in lui di notte, cose di cui lui spessissimo non è cosciente, né un po' più cosciente il suo coniuge, ma in questo modo prende visione della problematica ed è un modo per motivarlo poi a collaborare nella soluzione, nella terapia che dovremo impostare. Perché capitano queste apnee? Le cause possono essere tante. Come vi ho detto, il 70, circa il 65-70% dei nostri pazienti è obeso. La causa è il collasso delle vie aeree che avviene a livello della faringe. Queste vie aeree, quando noi siamo svegli, sono tenute dilatate, questa zona, cioè il faringe è tenuto dilatato da dei muscoli che vengono attivati dal cervello, che mantenendo un certo tono di contrazione la tengono sempre dilatata. Quindi la gente non russa e non fa apnea quando è sveglia. Cambia completamente il quadro quando si dorme, in diversi stadi del sonno, anche nel sonno cosiddetto non REM, che è il 75% del sonno, già il cervello riesce ad attivare in modo meno efficace questi muscoli, ma addirittura nel sonno REM, quando sogniamo circa un quarto del tempo in cui dormiamo, non riesce per nulla ad attivare questi muscoli in presenza di fattori di rischio quali l'obesità, ma poi ce ne sono altri come la conformazione del viso. In presenza di questi fattori di rischio può succedere che o la lingua scivola indietro alla radice della lingua e chiude, oppure spesso insieme sia la lingua che il palato molle chiudono contemporaneamente. A quel punto il cervello, anche se sta dormendo in uno stadio profondo del sonno, viene informato che c'è una situazione critica, che non si sta respirando, quindi in modo autonomo passa da quello stadio del sonno profondo a uno stadio più superficiale, nel quale ancora riesce ad attivare questi muscoli e il paziente riprende a respirare, cioè chiude l'apnea e riprende il respiro. In questo modo il cervello garantisce la respirazione, che è una funzione vitale, ma paga la tassa che più o meno spesso, in certi pazienti anche fino a 80-100 volte all'ora, il cervello viene richiamato all'ordine che deve riaprire le vie aeree, e quindi il sonno del cervello è molto frammentato, disturbato, possiamo dire, motivo per cui diversi di questi pazienti accusano stanchezza pesante e sonnolenza durante la giornata. Siamo arrivati quindi alle opzioni terapeutiche, quello che prima lei ha chiamato CPAP. Ci sono diverse opzioni terapeutiche. Intanto, per il 70% dei pazienti obesi, un intervento che può comunque migliorare la situazione, talora anche risolverla, è ridurre il peso corporeo. Però, come sappiamo, non è facile, cioè non è, dalla nostra esperienza, non è un intervento semplice. E in alcuni altri pazienti le apnee ci sono solo quando il paziente dorme in posizione supina, mentre se dorme sul fianco in posizione non supina non le ha. Per cui per questi pazienti, in particolare se hanno forme lievi o moderate, è sufficiente trovare un modo, ed esistono diversi modi per aiutare questi pazienti a non riposare supini e il problema è risolto. Però diciamo la terapia gold standard di riferimento per questi pazienti è la cosiddetta CPAP, che è un acronimo dall'inglese Continuous Positive Airway Pressure, cioè pressione positiva continua nelle vie aeree, che consiste nell'applicare una maschera, che preferiamo maschera nasale, collegata a un apparecchio che
va a corrente elettrica in modo molto silenzioso, spinge aria a pressione, una pressione che noi determiniamo, e questa pressione serve a tenere distesa la gola in modo che fisicamente viene impedito il collasso e quindi le apnee, quindi tutte le conseguenze negative delle apnee, da quelle sul cervello, tipo la stanchezza e la sonnolenza, a quelle sull'apparato cardiovascolare che subisce numerosi stress durante il sonno in presenza di apnea, in cui aumenta la pressione, aumenta la frequenza cardiaca in modo ripetuto. Sappiamo anche che un 25% dei pazienti mediamente ha difficoltà a tollerarla per motivi vari, claustrofobia, difficoltà a dormire con l'interfaccia. Noi cerchiamo di spiegare tutte queste cose e diamo ai pazienti consapevoli di queste difficoltà che possono incontrare, diamo una serie di consigli, cioè abbiamo elencato in base alla nostra esperienza, quella internazionale, le maggiori difficoltà che posso incontrare e come affrontarle. C'è anche la possibilità di utilizzare un apparecchio di avanzamento mandibolare. Sì, allora è vero, è un'opzione alternativa alla CPAP, diciamo che è un'opzione che vale per coloro che tendenzialmente hanno forme lievi o moderate di apnee, o pazienti che non, magari che hanno anche forme più severe ma che non riescono a tollerare la CPAP. Consiste in un bite confezionato da un odontoiatra che però deve essere esperto in questo settore, aver fatto un corso o un master in questo settore, che confeziona questo bite in modo tale da applicare di notte, che tiene in avanti la mandibola e che funziona un po' come l'intervento di avanzamento bimascellare fatto dai mascelli facciali, però questo non è invasivo, chiaramente, è un apparecchio che si applica di notte e tiene in avanti la mandibola. In questo modo sempre stira i tessuti posteriori, i tessuti molli posteriori, che è meno probabile che collassino. Il meccanismo è questo, è meno efficace della CPAP, ma sicuramente ha dimostrato che, se ben confezionato, ha una sua efficacia, una sua ragion d'essere. Da ultimo, diciamo, poi ci sarebbe l'estrema ratio dell'intervento chirurgico. Sì, è la stessa ratio, nel senso che l'intervento chirurgici sono tutti invasivi. Se da una parte sappiamo che, per esempio, nei bambini, che però noi in questo centro non seguiamo, questo è un centro per adulti, che nei bambini molto spesso gli interventi otorino sono risolutivi per questo problema, questo non è vero per gli adulti. Per cui diciamo che se un paziente ha grossi problemi di ipervietà nasale o deviazione del setto, può essere utile comunque un intervento otorino per cercare di far sì che lui respiri meglio e che possa fare meglio anche l'interfaccia se ha bisogno della CPAP. L'intervento che si è dimostrato ad ora scientificamente più efficace è l'intervento che fanno i chirurghi maxillofacciali, che si chiama intervento di avanzamento bimascellare, che consiste nel taglio dell'osso mascellare mandibolare, nel portarli avanti tutti e due di circa un centimetro. In questo modo si spostano in avanti le ossa, queste mettono in trazione i tessuti molli posteriormente e riducono la probabilità di apnee. Il verso del gatto non è tra dei trattamenti? No, no.